Chiesto di eleggere chi per voi era l'operaio, diciamo l'uomo di magazzino, l'uomo di ufficio che si fosse più messo in evidenza, no? Quello più bravo, quello che ha speso di più. Secondo voi, noi non abbiamo votato. Quindi vi dico il Duquin è lì. Devo dire che nell'ufficio c'è stata una netta predominanza. C'è il primo, c'ha un abisso dietro. Ha di più, forse di più. Quanto prima dal magazzino. Nel magazzino ci sarebbe stato quasi un exequo. Diciamo che sono 3-4, dico dal terzo al primo. Allora, il terzo classificato nel magazzino è Mario Sever. Il secondo classificato sarà una sorte, non lo so. Il gatto è la ultra, Mariano Verdi. Anche dire che tra loro due e tutti gli altri c'è la differenza è poca, però sono proprio orgoglioso, fiero di dire il primo classificato. È una persona che nessuno secondo me se lo immagina, perché è una persona forse mio padre neanche la conosce. Allora, il primo classificato Duquin è lì e volante Armando. Io vi devo complimentare particolarmente con questo ragazzo, sapete perché? Questo ragazzo non è neanche un anno che stiamo qui. Allora ragazzi, qua siamo gente che siamo da 10 anni, da 20 anni, questa sera. Armando non è nemmeno un anno e tutti voi, perché non è che abbiamo deciso noi dall'alto, l'avete deciso voi, lo avete votato come ragazzo, come la ragazza, questo è il meglio che stava a tutti quanti qua. Grazie, grazie. Vedete, la gente non si conoscono la cosa. Sei pro, Selma! Invece devo dire che sui impiegati siete andati sul facile. Siete andati su qualcuno dove noi già avevamo visto tempo fa. E personalmente mio padre e mio fratello me lo consentiranno. Avevo visto anni fa. Duquin è lì degli impiegati, Andrea Campa. Devo dire che qua non c'è stato il secondo posto è stato anche a te. Dai, lascia la parola a mio padre, perché stiamo... Allora, io non sapevo niente di questa, però una cosa sì, guardi, non mi fate incazzare, senti me, vi voglio seduti, perché alla fine dimostrare le cose buone dimostrate essere scostumate, e a me non mi va, allora... Allora, voi tutti avete votato, giustamente mio figlio Cavani mi ha detto, noi non possiamo dare giudizio, il giudizio li dovete dare voi stessi perché giustamente è stato voi sul campo. Questa iniziativa io nemmeno la conoscevo fino in fondo,
l'avevo così. Effettivamente, io a lui non lo conosco proprio, ma non è, cioè, veramente, non lo conosco, non so, cioè, non sapevo nemmeno l'esistenza sua, che poi ti hanno premiato, a me personalmente può fare solo 10. Però vi dico una cosa, a volte la politica, i signori del nord, non vi offendete dall'altro lato, dicono sempre che qua i nostri territori sono composti solo da camorra e prostituzione, non è affatto vero. E anche, per cortesia, non voi, parlo dei mezzi di comunicazione, che ci tengono in modo particolare ad evidenziare solo le cose negative. E diciamo, le cose negative che stanno a nord, perché poi quella è la camorra, io la definisco quella là con i colletti bianchi, perché i nostri, io non condivido, sapete perché ai nord? Perché sta subendo un pari da mozzarella. Invece sotto se pigliano il devo, sono giù fredendo i due, ok. E poi il rifiuto loro si vanno a capacità. Vabbè, detto questo, avanti e qui sono presa. Questa situazione, il fatto che oggi, scusa, di quando dicendo? 26. Allora, non ti fammi dare l'emozione, io per qua stai in famiglia. Allora, questa è la dimostrazione che da queste terre c'è tanto di buono e lui è un esempio. Oltretutto, come tutto lui, non lo abbiamo guardato lui, perché i miei figli, anzi, li devo ringraziare in modo particolare qui, perché hanno lasciato a voi la scelta, la votazione, perché noi siamo il figlio, possiamo vedere qualche flash, i miei figli stanno di più rispetto a me, però è giusto che voi che lavorate gomito a gomito siete in grado di sapere chi è più bravo e chi è meno bravo. Però attenzione, ricordati, questo lo dico anche alle persone che si prendono all'altro, sappiate una cosa, questa sera per te è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Ma questo lo dico a te, lo dico a me stesso, nonostante che io fra 3 mesi sono più tant'anni e ogni mattina io mi metto in discussione, perché se io non mi metto in discussione non faccio il bene della zia, e anche i miei figli si mettono in discussione tutti i giorni, ok? Questo veramente serve anche la scuola a voi, perché io sono convinto che con questo esempio di stasera devo dire una parolaccia, però che ci sta in te. Dice un mio carissimo amico, io veramente sono molto affezionato, nel 2019 è leggermente vocale questa parola, però ha un senso, la devo dire, chiedo scusa alle donne, spaccheremo il culo ai passeri mentre volano. Adesso non sapevo il momento. Allora, sul mio piano personale ci sono i premiati 1 e 2, ok? L'azienda non c'entra. Io mi regalo 1.000 euro a uno e 1.000 euro a uno. Se qualcuno l'anno prossimo riesce a superare, ok? A posto. Allora, a proposito, vogliamo fare due cose a questo panettone. Ragazzi, ma avete visto cosa abbiamo preparato qua? Ferma! Sono giù blu, osserva! Ha comunque push! Amore, ti sei tutto in pace! Ragazzi, non prima, non è nemmeno prima.